Adesso stiamo andando a prendere il trenino. Sì, per andare alla città. Comunque ci abbiamo uno scalo di un po' di ore. Vedremo un po' quello che si può vedere. Abbiamo preso i biglietti. Questo è il coso per timbrarli. Stai vicini. Eccolo lì. Platform 3. La seconda classe, sì. Qua siamo nella parte di Amsterdam in cui in realtà non si potrebbe far video, solo che a questa di mattina, oddio i piccioni, non c'è nessuno e basta. Questo quartiere si chiama quartiere a luci rosse, infatti è un quartiere in cui ci sono queste luci rosse qua. Ci sono queste luci rosse? Sì. E ci sono i pub e qua c'è il divertimento di notte. E c'è quella discoteca. La chiesa. Cioè, questa è una chiesa. La chiesa. Questa è una cosa un sacco particolare, che c'è la chiesa, si fa messa qui, qui all'interno di questo quartiere proibito. Allora, un'altra particolarità di questa città sono questi bagni. Questo è il bagno pubblico, questo che vedete qua. Infatti. Solo per i maschietti, però. O per le femminucce, quelle che. Che si vogliono bagnare. Che gli scappa. Questa è la chiesa, vabbè. Qui questo è il bagno, tu entri così. Dai, che schifo, mi fa un po' schifo entrare qua, però giri ed eccolo qua. E qua tu vedi fuori, la gente ti vede da fuori. Anche Franci mi può vedere. Qua sono un sacco strani, vabbè. Però è troppo bello qui. Carino. Oh no, piove più forte, però c'è il gatto qui, primo cliente. Miau. Sono enormi sti gatti. Sì, sì, ma come sono fatti i gatti di qua? Piazza Adam, questa è la piazza principale. Guardate Amsterdam com'è. Tutti i canali, per quello la chiamano la Venezia del Nord. Tutta acqua. E l'albergo tuo stava qua dietro, vero? Da questa parte qua, guarda questo negozio. Questi negozi lo stavano facendo i lavori quando sono venuta io l'anno scorso. Bello. Tutti i zoccoli. E quello lì, no? Sì, è quello quella, ro. Quello ro. Questo qua rosso. Questa è la colazione, guarda. Ah, ecco qua. Andiamo a fare colazione. No, non so come buono, hai detto. Dici. Entriamo. Che no, non credo. Che paghi, così sì, era buonissimo, Qui ci sono le porcellane, le cose. Questo è famoso, no? in Olanda. Qua siamo nella piazza centrale. Qua c'è il popolo olandese che viaggia in bici. Allora, momento tip negozi. Questo qua del B&Co è una specie di rinascente. Sì, una galleria. Cose bellissime, tipo sotto profumeria, poi vestiti, cartelleria, un sacco carino. Questa strada qua è la strada principale, collega, sì. La stazione centrale lì, è qua. Lì c'era la stazione, solamente sì, che noi invece dietro. Di fare questa strada siamo andati dal quartiere vecchio, questo qua. Per passare sì. Vicino al canale. Quell'HM che sta lì, quello là, è l'unico che ha l'HM casa, almeno fino all'anno scorso che sono venuta io. Appena lì sotto c'è la casa. Questo è il Madame Tussauds, il museo quello famoso, tipo delle cere così. Questa via qua. Si chiama Rockin. Questa è la via dove ci sono tutti i negozi. Infatti guarda, lì c'è una faccia lì, guarda. Brutta. C'è Forever 21, Pull&Bear, Bershka, si chiama River Island, Urban Outfitters, tutti i negozi che stanno a Londra. Però in realtà qua è l'ingresso di dietro. In realtà l'altra strada, la parallela a questa, è quella dove ci sono gli ingressi. Sì. È pedonale quella, eh? Sì, quella è pedonale, invece qua. Infatti attraversiamo. Ok, questa è la parte pedonale. Questa è Calvert Street, c'è cioè una parallela di Rockin. E qui ci sono gli ingressi principali dei negozi, però. Ovviamente è troppo presto, sono le 8 e mezza e qua aprono tipo alle 11, non lo so. Vediamo che aprono. Non ci sono gli orari. Noi verso Pop Cult, Forever 21, dovremmo ritornare alla porta, quindi. Sì,
stavamo pensando che forse adesso andiamo a mangiarci qualcosina. C'è sta immagine, guarda. Sì. Perché? Apre alle 11, vedi? No, però oggi che giorno è? Alle 9 allora. Alle 9, sì. Solo lunedì. Però ok. Quindi tra... River Island c'è, guarda qua. Tra mezz'ora, secondo me tutti, Pull&Bear. Io veramente più che altro vorrei andare in Top Shop, River Island e Urban Outfitters, perché erano quelli che non c'erano in Messico e non ci sono neanche a Roma. Il problema è che le valigie sono piene. Sì, però io ho la mia borsa. Va bene. Poi c'è Urban Decay e Urban Outfitters. Urban e Urban. Le 10, le 15. Oh no. È proprio un bel negozio questo. È aperto. Ha aperto anche a Milano, vero? Ah, sì, no, ci siamo andati. Shop, l'hanno aperto anche qua. L'altra volta che quanti lavori, mamma mia, devo gridare, però non mi sentite. Stanno costruendo delle cose nuove qua. Penso che sono venuta a Top Shop, stava dentro a quel centro commerciale che vi ho detto, tipo Rinascente, quello lì nella piazza. Invece adesso. Quest'anno c'è anche qua. Qui. Non c'è l'orario. Ah, eccolo, 10. Questo negozio Blocker, se vi ricordate, l'anno scorso quando sono venuta ad Amsterdam vi ho fatto tipo un mega video di questo negozio, perché è un negozio per la casa, un sacco carino. Tipo cartoleria anche, no? Non è solo per, non è cartoleria, è tipo Tiger. Però c'ha cose un sacco carine. Guarda come mi sono bagnato, guarda. Sta piovendo più forte adesso. Ecco qua. Che bello questa cartoleria. Siamo a posto. A Franci fanno impazzire tutte queste cose qua. I timbrini, timbri, cose qua, cavolatine. Tutte le cose tipo cartellerie mi piacciono un sacco. Qua c'è il museo di Amsterdam. Guarda, guarda. Sì. La mano, guarda. Timbri a cuore, timbri a cupcakes. C'è tutto. Quando apre? Boh. Se volete venire qua è di fronte al museo di Amsterdam. Lì c'è Berka e qua c'è Douglas. C'è il coso di Kardashian. Wow. Compriamoli, no? Perché qui è così bello Douglas, invece in Italia non è così bello. Perché olandese. Boh. Non lo so. Pepe Jeans. Comunque su questa strada ce ne stanno tipo 7 H&M. H&M quelli là. Lush. Quella è la strada dei negozi, noi giriamo in una di queste traversine. Qui c'è il quartiere delle zitelle. Sì. A me piace tanto. È un sacco bello lì dentro. Ci sono tutti i segreti, un sacco carino. Peccato che presto è tutto chiuso e in più piove. Sì, perché di mattina presto è qua, è sempre così. Il tempo è questo. Sì. Però, no, la città è troppo bella. Per... Qui è quello lì. Questo è un gioiellino qui in centro. Che prato. Wow, finalmente apriranno H&M ad Amsterdam. No, e poi di fronte non ce n'è uno, eh. Cioè, qui solo su questa via, su questa strada ce ne stanno tipo... Io adesso ne ho visti 7, però ne abbiamo fatte metà, quindi... Mi ricordo la volta scorsa che sono stato qua, siamo venuti, ce n'erano tipo 10. Era quando ho fatto 18 anni, quindi 5 anni fa. Allora, guardate, questo qua è Emma con l'H. Questo è l'altro negozio di cose per la casa che vi dicevo. È ancora chiuso però. Sì. Ah, no, ma questa è la parte. Ah, questo è l'altro supermercato. Sì. Ah, eccolo qua. Questo supermercato mi è piaciuto un sacco, sì, perché è solo cibo. Sì, sì. Tipo un mercato normale, ortofrutta così. Ma. E si mangia pure sopra, ci sono i terrazzi, le cose. È sempre commerciale invece. Sì. E sotto c'è Emma casa, diciamo. E poi ci sono altri negozi. E poi qui. Questo orologio qua era un. Da quello che mi ricordo, una fabbrica di porcellane, giusto? Sì, sì.
Del 1620 questo orologio qua, cioè da un sacco d'anni, quasi 400 anni. Esatto, si parla dei palazzi, si parla dei negozi. Qua c'è Marks Spencer, che è un supermercato inglese. Un sacco bello qua. Cose inglese, sì. Qua. E poi quello là, Xenos. Se vi ricordate sicuramente avete visto il mio video dell'anno scorso. Anche qua compro tante cose per la casa, ma questo è tipo casalinghi. C'ha cose meno costose, però carine. Se sapete scegliere, allora. Comunque qua si guardano i negozi, ma si dimentica tante volte di guardare verso l'alto, guardare i palazzi, sono un sacco carini. Quindi godetevi la città, sia i negozi sia i palazzi, giusto Franci? Sì, qua è proprio carino. Fate turismo culturale. Al mercato dei fiori, quello lì. Sì, quello galleggiante. Sì. Adesso vediamo, vi facciamo vedere. Qui dove finisce la strada, diciamo, dei negozi, questa qua pedonale finisce qui. Questa è Rocking, quell'altra dove prima eravamo. E quella è la fabbrica di diamanti. È questa strada. O meglio, se in questa o in questa. Comunque qua stanno facendo un sacco di lavori. Perché nonostante Amsterdam sia tipo Venezia, c'è la metropolitana. E va pure sotto l'acqua. Quindi è carino. Qua stanno facendo i lavori, è bruttino, va bene. Ma qui c'è il mercato. E se vedete sta sull'acqua. Cioè galleggia, si muove quando ci passi sopra. E vendono solo fiori, tulipani, cose. Il calamite. Sì. Qua noi 5 anni fa che siamo stati qua e ho comprato dei tulipani, dei bulbi, li ho piantati, sono venuti. Sì. E anche dei narcisi. Sì, costano pure poco, eh? Sì, abbastanza poco. Quelli qua, guarda. Io ho preso, mi sembra, una di queste bustine qua. Con 100 sì, bulbi. 100 bulbi tutti ancora. Diversi, sì. Ah, queste tazze ce l'ho a casa mia, queste qua. Tutte e tre. Ci faccio colazione ancora. Ah, se venite in città dovete anche andare al museo di Van Gogh. Noi sì, non ci andremo perché non abbiamo tempo, ma ci siamo già andati diverse volte. Poi andate anche alla casa di Anna Frank e comprate le calamite, queste qua da attaccare in frigo. Franci ce l'ha. Sono piena di quelle calamite. Sì. Sta piovendo un po' più forte adesso. Sì, mi riguardo sotto i fiori. No, non funziona. Uffa. Povera macchinetta, si sta bagnando un sacco. Mo farò un po' di foto per mettere su Instagram. Da mettere. Franci è arrabbiata perché ha lasciato il keyway in valigia. Sì, mi sto bagnando tutto. Prima non chiudeva e non mi andavo di comprarmelo. Povera Franci. Io invece non mi preoccupo troppo. C'è una felpa. Ma è caloroso. Io se mi bagno già c'ho freddo, c'avevo freddo prima da asciutta. Pensate alla bagnata. Qui c'è una ragazza che va con l'ombrello, guarda. Invece con l'ombrello. Qui c'è Tiger, questa è l'altra strada, quella lì dove eravamo noi qui. E questa è una piazza un sacco carina, qui. Ci sono delle statue, tipo c'è una guerra, qualcosa, non lo so. Aiuto, mi mettono sotto. Guarda, qualcuno ha lasciato l'ombrello, lo prendiamo? Sì, prendilo, vedi se funziona. Eh? Sali? Sembra brutto? No, è per strada. No, non bagnare il coso. Guarda che hai fatto, no. Vediamo, aprilo. Non è che c'è una bomba dentro. Funziona? No, non si apre. Non si apre? Perché vediamo. L'hanno lasciato, mica sono scemo le persone qua. Wow. Lasciano, dai. Mi ero emozionato. Questo Smoky è uno dei coffee shop più famosi di Amsterdam. E qui siamo in questa piazza qua della guerra. Rembrandt. Rembrandt. Ah, c'è lui, quello là. Questo è il quadro. Sì, è vero. Sono le strade del quadro di Rembrandt. Che ti figo. Ricordavi, vero? No. Bello. Ok, entriamo dentro il quadro di Rembrandt. No, non c'è scritto niente, non me lo ricordo come si chiama il quadro.
ti vuoi bagnare, amore? Questo spara. Qua c'è una bambina. Piacere. Ah, una signora, è piccolina. Questo mi sta sparando. Oddio, attenta, ah! Franci. Bello ombrello. Vabbè, gratis. Cane. Ciao. Qui c'è il ponte bianco, questo qua di tipo acciaio, legno, una cosa così strana. E questo è un sacco tranquilla questa strada. C'è una chiesa episcopale, poi il canale. C'è Franci che cammina con l'ombrello nuovo. Ah, oh, una cacca. Enorme. Tante cose in questa strada. C'è tutto. Tutto quello di cui hai bisogno. Questa città è bellissima comunque. Troppo, troppo, troppo carino. Francesca ha trovato qualcosa che gli piace. Che è successo, Franci? Questa è casa di qualcuno? Sì. Vuoi venire qua dove sto io? Guarda che bella. Quella è la cucina? È enorme. C'è lui lì. Ah, è vero, il vecchietto che fa colazione. Poverino, non lo filmare. Quanto è bella. Adesso facciamo questo ponte qua, che è pedonale, sembra carino. Sai quante bici prima, mo adesso non mi ricordo il dato, però ogni anno ripuliscono il canale e tirano fuori un sacco di biciclette sotto. Con tutte quelle persone tipo me che cadono. Piove, Franci? No. Però la gente va in bici lo stesso. Guarda. Questo, guarda. Ah, il campanello. Questo negozio è troppo carino, troppo bello. Guarda qui cos'è il cioccolato, guarda lì come scende. Guarda questo. Guarda i brownie. Poi da questa parte c'è il salato, mi sa. Sì, focacce, cose, guarda. Polenta. Guarda, quella cosa di pasta sfoglia super buona. Guarda qua. Qui siamo in un forno. Guardate questi qua. Sai quelle mi piace a me? Quali? Il cornetto quello là. Guardate queste pizzette. Mi metto quello col prosciutto. Mi gusta. Wow. Non è buono quello. Ciao. Ma qua ce n'è un altro, guarda. Simile. No, questi non mi piacciono. Ma è maccheroni. Ma c'è enormi. Giganti. Adesso abbiamo mangiato e Stefano è tanto contento perché siamo nei negozi.
adesso non piove più. Perché non piove più. Francia ha già acquistato qualcosa da Block. Solo una piccola cosa però, perché non abbiamo posto. Questa casetta di legno costava 2 euro. Carina. Sì. Two small things with deep love. Wow. Guarda qua, ma ci sono questi bicchieri stupendi qua. Del pumpkin spice latte. Sono bellissimi. Sono quindi quelli autunnali. Sto portando uno. Adesso stiamo correndo perché tra un po' dobbiamo tornare al resto. E stiamo andando a vedere Max & Spencer in supermercato. Sì. Sono 3 negozi che dobbiamo vedere. Ok. Però solamente la parte di cartelleria, quindi ci presto, ok? Va bene. Guarda che belle. Voglio tutto. Oh, guarda. Guarda. A quest'ora è tutto pieno ormai. Sì, qui a Piazza Dam. E visto che se n'è andata un po' la pioggia, c'è più luce. Sì, adesso è più carino. Sì, adesso almeno si passeggia più tranquilli. E vabbè. Torniamo a Roma. È stato carino, vero? Sì. Siamo all'aeroporto. Quelli qua, guarda. Sono più belli quelli sopra. O questi, guarda che belli questi. Bello questo ristorante, vero amore? Sì, qui c'è Starbucks. Starbucks. Però basta, ne abbiamo già presi troppi di Starbucks. Però questi sono piccoli di soli. Noi per i tizi solitari. Quale segreto? Sotto quelle scale. Ah. Ci sono i lockers. Ci sono le nostre valigie. Le abbiamo lasciate lì e adesso le andiamo a prendere. Ma l'avevamo già detto? Sì? Sì. Qua è tipo segreto perché non si vede, tipo nascosto. Vero? Il nostro è quello lì, 505-06. Questo? Sì.
Allora, per attivarlo tu metti le cose, chiudi, diventa rosso, qui metti la carta di credito e, o comunque di debito, la Poste Pay eccetera, ti esce questo ticket qua. Tu con questo ticket lo metti qui? No, lì. Eccolo. Come? Hai visto? Già, io pensavo che lo dovevi inserire là dentro. Già avvicinandolo. Sì. Mazza. È aperto. E poi è bello perché c'entrano due valigie, la borsa, c'è entrato, c'è entrato tutto, un sacco di roba. Io pensavo che dovevamo prenderne uno per ogni valigia, invece no. Basta, quindi adesso le prendiamo. Adesso facciamo prima Guadalajara, Atlanta, poi Atlanta, Amsterdam e siamo un giorno ad Amsterdam e poi dopo...